cercheremo di fare un modello organizzativo che valga a livello nazionale, ovviamente declinato sulle specificità territoriali, però per le strutture e per le unità di emergenza delle singole regioni. Su questo stiamo lavorando. Devo dire che la Protezione Civile Nazionale con Fabrizio Curcio si confronta sempre e le decisioni vengono prese in modo condiviso insieme al sistema delle regioni e alla conferenza stessa. Noi siamo già ovviamente terra di primo arrivo per gran parte dei profughi ucraini. Su questo noi organizziamo la prima accoglienza. Non abbiamo chiarezza sui numeri da qui in prospettiva, perché ovviamente è molto dinamica la situazione. Principalmente ovviamente vanno nei paesi limitrofi, però ovviamente ci aspettiamo un aumento. Questo aumento ovviamente deve essere declinato dal punto di vista dell'accoglienza nel nostro paese, se si presenterà, e anche dal punto di vista della quella richiesta di sanità che ci deve essere, ma la richiesta penso per i minori per quanto riguarda il percorso di formazione scolastico, penso per i minori non accompagnati, per quella tutela particolare che non può essere ovviamente la stessa per gli altri tipi di migrazione che subiamo, perché oltretutto si tratta di minori di fasce di età totalmente diversa. Stiamo parlando invece proprio di bambini con un'età che ha confermato il commissario per i minori che va dai 6 ai 14 anni, dai 5 6 anni ai 14 anni, quindi bambini veramente piccoli che hanno bisogno di un percorso dedicato e di una tutela particolare.